Che ansia. Ho un bigliettino nella tasca che ci ha dato la ginecologa. E in questo bigliettino c'è scritto se si tratta di Giulia o di Giacomina. Mandami i cianci. Dovete prenderne uno. Baby shower di garanto. Soprattutto sono pronta. Soprattutto la mia speranza. Cioè è pieno di roselline blu, vuol dire che è un maschio. No, c'è dentro qualcosa. Pulovetto kinder. Ciao, io sono Miki e quella che vedete con me sul canale è mia moglie Viola. Oggi stiamo per realizzare uno dei video più emozionanti di tutto il canale. Una festa per far scoprire se Giulia o Giacomino non sapeva da fare di questi tempi. Ma volevamo svelare la cosa in un modo un po' originale. No, non così. E allora perché non unire le idee matte di mamma Miki e la bravura in cucina di mamma Miki? Posso fare un altro tentativo con ancora un po' di impasto. Per dei muffin, le pile di G. Allora adesso vi racconto che cosa stiamo combinando. Quello che chiamano tutti il gender reveal, cioè quando scopri il sesso del bambino o della bambina che deve nascere. Avevamo pensato inizialmente ad una festa, ma siamo a gennaio, in periodo di pandemia e in un momento abbastanza delicato, dove stanno salendo i contagi e bla bla bla. Allora a questo punto abbiamo detto no festa, no troppe persone vicine, ma vogliamo comunque lasciare una sorta di brivido per questa rivelazione. Allora, se venerdì all'ecografia la piccola G o il piccolo G si riveleranno, a questo punto potremo rivelarlo anche a chi ci sta vicino. Quindi stiamo provando a fare dei muffin in cui metteremo un impasto rosa o un impasto colorato di azzurro. Eccolo qua. Vuoi metterne ancora un po'? Il colore che diventi rosso? Proprio poco, pochissimo se lo metti, eh? Secondo tentativo. E beh, direi che è un altro colore di sicuro. Da 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 da. Vediamo. Fatti 5. Non è anche perché poi devono cuocere ancora col resto, eh. Soddisfatta? Adesso li facciamo raffreddare e poi li assaggiamo e vediamo come sono venuti. Quindi questo non è rosa per forza. Non si sa. Lo tolgo dalla confezione. Vuoi vedere come è uscita? Così. Sembra un fungo allucinogeno di Mario Bros. Faccio una sgagnata. Solo tagli. Eh no, ma farò come faranno. È blu. 24 hours later. Questo è il muffin definitivo. Com'è, amore? Tutto un altro gusto. Buono? Buonissimo. E mentre voi ci indicavate che sarebbe di poco stata Giulia, noi attendevamo con ansia l'ecografia di venerdì. E andiamo a vedere se ti vediamo. Ah, Giulietti. Bah. Chissà se ti farei vedere oggi. Bella di papaya. Profilo. Che crapa? Non mi rispecchio una crapa, dai. C'hai i tuoi denti? Adesso ci ho messo lì anche una mano in mezzo alle gambe, grazie, ne? Si copre. Stiamo rientrando un'ora a casa dall'ecografia e questa volta ci siamo! Abbiamo un bigliettino, ho un bigliettino nella tasca che dice sei Giulietta o Giacomino? Sì! Ce l'abbiamo fatta! Purtroppo non posso fare
quello che volevo fare a Viola, cioè la sorpresa, e volevo regalarle un pallone da calcio che una volta che lei calciava faceva uscire della polvere rosa o azzurra, ma purtroppo sarebbe arrivato il 15 di febbraio, saremmo andate troppo lontani e quindi nada, non so da fare. In più ieri abbiamo fatto la vaccinazione e io sono un po' conciata, per cui diciamo che lo scopriremo insieme. Manda le ciance! Adesso hai presente? Dai! Sei una prossima! Aspetta! No, non andiamo più! Mi sto passando male! Sì, però adesso facciamo un giochino prima. Il giochino è... secondo te... ok, io secco. Rimango sempre dall'idea che è Giulietti. Giulia? Io sono davvero molto confusa. Sono partita dicendo che sarebbe stato Giacomo. Chi perde paga la pizza stasera. Poi ho detto che no, mi sono convinta che era Giulia, che è Giulia. E oggi sono uscita dallo studio medico dicendo è Giacomo. Quindi mamma Viola dice che è... sto iniziando a odiare questo video con tutto il mio cuore. Apri quel foglio. Apriamo il foglio? Dai, voglio. Dai, vuoi aprirlo tu? Spero che parli non metti tutto. Vuoi aprirlo tu? No, vai, vai. Porca loca, muoviti! Vado? Vai. No, no, non guardare, chiudi gli occhi. Anche tu. Anche io. Dimmi quando le apri. 3, 2, 1. Non so, ma dicono che l'attesa accresce il desiderio. Quindi ho messo l'immagine in pausa. Via! Giulia! Molto contente, ma aspettiamo la prossima andata per Giacomino e Ren. Giuli, 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 bravi! Posso prenderle il tutù? È Giuli. 24 hours later. È arrivato il momento della tanto attesa consegna. Stamattina iniziamo il tour e le reaction a Giulia o Giacomino. Cosa dici, bello? Come reagiranno? Chissà. Pronto a elargire tutti i tuoi muffin. Ciao nonna. Io desidero una femmina per voi. Allora prendi un muffin e mangialo. Lo taglio dopo? Dopo vedrai. Ma se si deve fare correggere. Qui c'è una femmina. Eh? È una femmina. Sì. Anche negli altri c'è una femmina, non ne abbiamo tanti. Ah, pensa che stai la stanza pensata. Dice, se la fosse stata... Allora è il nome è Giulia. Giulia. Una bimba. Eh sì, una bimba. Madonna, sei più agitata tu di noi. Perché avete già saputo? Avete messo per sviare? O sono due? Sono due. Che bello che mangi il muffin. Questi capirli. Non sono niente. Fa ancora un muffincino. Prova a cercare. Non troppo perché sennò mangi tutto. Ma come no? La vendo da qua? Giulia? Giulia! È rosa!
Oddio! E lei! Tu di Giacomino! Di Giacomo! Dai, mi è Super Giulietti! E lei! Niente, avete fatto tutto. Sono pronta! Soprattutto il papà che darebbe molto contributo. Vai. Però non troppo grosso. No. È rosa, è una femmina. Sì, ma devi mangiarlo da sopra, Fabi. Non era la tua speranza? Era la mia speranza. E Giulia sia. Scegli tu cosa vuoi fare per mangiarne uno più ballato, scegliere. Sì, creativa. No, ce n'è qualcosa. La bomba. È tipo l'ho detto Kid. È Giulia! Allora, io scelgo, prima scelgo il nome, questo, e il colore, prendo il fiorino, questo, e devo gettare. Mi sembra il posto, 55. Rosa! Dovete prenderne uno, vedi che ci sono dentro le rose. Per cui mangiate. L'ho già trovato così, ha fatto un boccone più grande. Mangia. Rosa, anch'io. A Giulia. A Giulia. A Giulia. Mamma. Giulietta. Madonna.